Siamo qui al Lido, alla Biennale, e portiamo al cinema un tema sociale, in particolare il bullismo. Che cosa volete che vi dica? Allora, innanzitutto che siamo felici di essere alla Biennale con questo corto che ci auguriamo possa essere una piccola, uno stimolo per i giovani soprattutto a far sì che attraverso proprio la disciplina dello sport, le regole che sono nello sport, riescano in qualche modo a convogliare le energie, anche quelle in potenza negativa, in maniera invece più costruttiva. Questo è il senso, diciamo, stretto del nostro lavoro. Io sono soltanto contento di essere in aiuto a un progetto sociale che merita aiuto, che merita attenzione, quindi abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere. Assistiamo a questi genocidi di gente, influenza, non so cosa, che fa del male alle persone senza ragionare. Un giallo è uno sport come la partita a scacchi, quindi è ragionare, non vinci. È la prima volta che lavoravamo insieme, abbiamo girato tre giorni, ovviamente c'è stata una preparazione prima. Io volevo ringraziare Emanuele perché è uno sport molto duro, molto disciplinato e molto preciso anche nei movimenti. Lui è stato molto, molto, molto d'aiuto. Adesso il corto dove andrà? Per ora siamo qui, direi che è già un bel lavoro. Non lo so, non ce lo dice neanche a noi adesso, parla di festival, di robe. Però non viene segreto. Secondo me c'è un sacco di problemi anche. Noi navighiamo a vista e già questo navigare a vista ci ha portato a Venezia. Quindi direi che è una bella vista. Ho un'ultima domanda, avevate già lavorato con Adelmo? Io sì. 1-1. Io mai. Ma io sono masochista, vado sempre sul luogo, capito? Ottimo, buona squadra, non si cambia. Grazie mille. Grazie. Simone, siamo qua. Mi racconti il tuo ruolo all'interno del film? Interpreto purtroppo un bullo che però capisce alla fine, capisce dove ha sbagliato realmente, e in questo è aiutato moltissimo anche dalla box, inteso come sport nobile, che è stata una bella sfida. Ho fatto anche altre cose, però prevalentemente per la televisione. L'ultima cosa che ho fatto è stato uno dei protagonisti in Un professore, con la regia di Alessandro Dalati. Vedremo riconoscerne il valore sociale, educativo, di promozione del benessere psicofisico, dello sport e tutte le sue forme. E credo che però da soli non si vada da nessuna parte. Allora l'importanza di tentare una sperimentazione, una collaborazione tra agenzie educative, in questo caso il cinema e lo sport, punta a, se vogliamo, a far sì che quel patrimonio condiviso, che sono le nostre risorse, i nostri valori, possano effettivamente fare il sistema, perché l'obiettivo è condiviso. Abbiamo un'unica comunità nazionale, il nostro obiettivo più grande, e qui lavoriamo per prevenire i fenomeni del devianza. Partecipare oggi alla mostra d'arte cinematografica di Venezia un piacere, una gioia, ma anche un conforto. Io sono profondamente convinta, e in questi mesi lo sono ancora di più, che il governo non basta da solo. Il governo ha bisogno, per affrontare delle sfide così importanti che sono di carattere culturale, sociale, che appartengono alle fragilità più profonde dell'essere umano, ha bisogno di un'alleanza. Io è proprio una strategia di difesa della boxe. E quindi sì, la scelta del titolo ti posso assicurare che è per quello, da un'internazionalizzazione, perché questi sono problemi che riguardano tutti. Adesso qui abbiamo un campione, Emanuele, com'è il Bobby O'Vive? Una strategia di difesa per schivare i problemi, no? Sono stato molto contento, lo sceneggiatore che qui è Gianni Quinto, Simone Casanica, che è il nostro protagonista, Daniele Bianconi, il montatore Simone Barletta, insomma, sono una bella squadra.